ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il giorno dopo il ballottaggio di Ancona si inizia subito a guardare in prospettiva su quale sarà la composizione della nuova giunta. È ancora ovviamente molto presto per fare nomi, di certo ce n'è uno che è praticamente scontato, quello di Marco Battino, che era candidato a sindaco per Ripartiamo dai Giovani e che ha effettuato l'alleanza con Silvetti in questa tornata di ballottaggio. Noi l'abbiamo sentito e naturalmente lui non ha nascosto questa situazione. Tu sarai un futuro nuovo assessore della giunta Silvetti? Ma io questo lo lascerei dire a Daniele, chiaramente lui la proposta che ci ha fatto è quella di che saremmo entrati in giunta, oltre chiaramente aver accettato tutto il nostro programma e volerlo portare avanti. Come garanzia di tutto ciò ci ha chiesto lui di governare insieme, quindi credo proprio che uno di noi sarà in giunta, poi il nome chiaramente è il sindaco che lo sceglie, quindi aspetteremo. Ripartiamo dai Giovani porta due consiglieri comunali, non è cosa da... Un consigliere e probabilmente un posto in giunta. Insomma, una cosa che non era prevedibile sino a non troppo tempo fa. No, non credo fosse prevedibile neanche nei sogni più belli, però abbiamo fatto un qualcosa di unico, abbiamo costruito un gruppo di giovani in due mesi che è arrivato al 2,2% in un caso in cui il voto è stato polarizzato in maniera impressionante, eppure siamo arrivati a quel risultato. Poi abbiamo preso una scelta coraggiosa, però sempre sulla base dei nostri temi, e l'abbiamo portata avanti e questo ci ha ripagato. I nostri elettori hanno votato in massa, come vedete la differenza più o meno sono quelli che sono stati i nostri voti del primo turno, quindi credo che sia stata la scelta giusta e probabilmente la scelta giusta anche per portare avanti quello che abbiamo sempre detto, ce la metteremo tutta. In questi giorni sei stato oggetto di fortissime critiche, come risponde a tutto ciò? Rispondo con il dato di fatto che alla fine i nostri elettori ci hanno premiato, quindi noi chiaramente non è stata una scelta che abbiamo preso così su due piedi, ma è stata una scelta ragionata, pensata, e ci siamo confrontati tra noi e anche con il nostro elettorato.